cosa pensiamo, mi ci metto in mezzo pure io visto che sono cittadina anch'io, delle dimissioni di Diego Cammarata. Finalmente se n'è andato, anche se è una cosa diciamo molto di facciata, perché... Perché si è dimesso adesso secondo te? Perché avrà qualcos'altro da fare sicuramente, per uscire secondo lui in grande stile. Cioè... Guardi, il sorriso dice tutto. Ha fatto danno e se n'è andato. Ha fatto l'ultima norma, che è stata quello di pagare un certificato di residenza di 15 euro e se n'è andato. Ci ha perso tempo per me, secondo me. È stata una cosa bruttissima per noi e anche per l'Italia, per l'immagine che abbiamo dato. Detto che Cammarata che non ha fatto niente completamente per la città, niente completamente, che è stato eletto con tante prospettive, che vuole invitare, faceva delle cose, ma non ha fatto niente. Penso che sono stati 10 anni persi. Ha fatto bene a dimettersi. Perché ha fatto bene, sì? Non lo so, perché non seguiva né cittadini né città, niente, secondo me. Ci sarà un nuovo sindaco ovviamente alle prossime elezioni amministrative. Come deve essere questo sindaco? Chiunque egli sia, come deve essere? Deve essere come sono io, che ama la città, che la vuole pulita, la vuole gestita bene, tutti devono andare a lavorare. No, che gli spazzini invece di andare a lavorare vanno a Capo, Cucciuria e Ballarò a vendere carne, pesce, frutta e verdura. No, e abbandonano il lavoro senza che nessuno ci dice niente, perché per politica, ma quale politica? Tutte le città italiane sono pulite, perché la nostra non deve, allora deve essere pulita tutta la città da capo a fondo e deve funzionare tutto, i servizi pubblici, deve essere una città efficiente. Deficienze niente, i deficienti a casa. Speriamo che chi viene a posto suo sia non che guardi la propria tasca, ma la tasca dei palermitani, che è una cosa fondamentale. Deve essere onesto, punto. Ma non ci sarà sicuramente una persona onesta. Sì, sicuramente. Per te come deve essere il nuovo sindaco? Deve essere un cittadino di Palermo, deve essere una persona che effettivamente faccia gli interessi dei palermitani e non i suoi interessi come fanno tutti i politici. Come dire, io ora non è che posso dare giudizi come può e deve essere il sindaco, ma comunque una persona seria. Ecco, se fosse una persona seria e che si dedicasse di più alla città veramente, togliesse tutta quella sporcizia che ce n'è tanta dappertutto, che facesse togliere le macchine che si mettono in quarta e in quinta posizione, il traffico è terribile, che la notte tutte le macchine che passano con musica ad alto volume mentre si dorme, questo non è di una città europea. Una persona che dovrebbe essere vicina alla gente, e cercare di, certo è chiaro, tutti quanti abbiamo delle richieste da fare, tutte le cose non si possono accordare, ma fare vedere la propria disponibilità nei confronti della gente, solo questo. Poi per il resto noi dobbiamo essere così intelligenti a capire cosa chiediamo e cosa ci possono accordare. Prima di tutto deve pensare ai cittadini, ai servizi, ai trasporti, all'urbanistica, a tutto. E poi, insomma, anche alla sanità, non lo so se è nel suo compito, comunque deve pensare soprattutto alla città, si deve immolare, allora lui avrà tutta la solidarietà e tutto l'amore possibile dei cittadini.